Siamo partiti, Ok. Allora, riprendiamo il discorso e introducendo un'idea in merito a quanto abbiamo appena detto, che il Signore, penso, mi ha dato, mi ha suggerito, paragonando tutto ciò che abbiamo detto a un fiume d'amore che procede dal trono di Dio e investe la coppia, la famiglia. È un concetto questo che ci serve a meglio comprendere come sono da state da Dio concepite le relazioni insieme alla famiglia. Adesso noi ci parliamo di questa figura, diciamo, del fiume d'amore, per riuscire a mettere a fuoco ancora di più come Dio ha concepito la famiglia e i rapporti insieme alla famiglia. E per legare quindi questi rapporti ancora di più al concetto di autorità. E nel far questo continueremo a mettere a fuoco i ruoli, entrambi i ruoli, sia maschile che femminile, collegandoli appunto costantemente. Allora, consideriamo di nuovo le relazioni insieme alla coppia come erano prima del peccato originale. I coniugi avevano un rapporto, hanno un rapporto personale con Dio e sono rivestiti della sua gloria. Infatti non sanno di essere nudi, abbiamo visto in Genesi 3:7. Allo stesso tempo la donna è creata a gloria dell'uomo, 1 Corinzi 18, cioè per essere investita da un fiume d'amore che procede dall'uomo che l'ama dell'amore di Dio. Tale amore quindi proviene dal trono di Dio e le è destinato attraverso l'uomo. Amore questo che è paragonabile a quello, come abbiamo appena detto, con cui Gesù ama e inonda la Chiesa, per la quale ha versato la sua vita. E questo paragone lo troviamo in Efesini 5:25. E questo amore del Signore è il modo che Dio ha riversato nei nostri cuori, come c'è scritto in Romani 5:5, il modo attuale in cui noi salvati condividiamo la presenza di Cristo e nuovamente quindi la sua gloria nella nostra vita, anche se ancora con misura, poiché aspettiamo la redenzione del nostro corpo, come c'è scritto in Romani 8:23. Allora la moglie, quindi, investita da un simile fiume d'amore divino da parte del marito insieme alla famiglia, è investita da questo fiume d'amore, e in base a questo fatto il marito è chiamata a coinvolgerla in tutto il suo vivere, come il padre fa con il figlio. Cioè secondo la concezione del rapporto verso il sottoposto che è presente in seno alla Trinità, che abbiamo in precedenza descritto. Non so se ve lo ricordate, comunque lo rimenziono. Cioè, abbiamo detto che il padre non fa nulla senza il figlio. Tutte le cose, c'è scritto, sono fatte per mezzo del figlio in vista del figlio, in Colossesi 1:16. E Giovanni 1:3, ogni cosa è stata fatta per mezzo di lui, senza di lui neppure una delle cose fatte è stata fatta. Vuol dire, il padre, pur essendo il figlio sottoposto, si sottopone costantemente al figlio, coinvolgendo, perché lo coinvolge sempre in tutto quello che fa, perché lo fa mediante il figlio. Ora, e questo è il modo in cui il marito, diciamo, è chiamato ad amare la moglie, ad investirla dell'amore con cui Dio prima l'investe. E noi tra breve vedremo alcune caratteristiche proprie della natura femminile che rivelano proprio come lei è stata fatta, è atta proprio a ricevere, a venire inondata da questo tipo d'amore. Però prima di dire questo, prima di mettere a fuoco, diciamo, queste caratteristiche, sottolineiamo di nuovo che l'uomo, l'uomo ha concepito la famiglia dandogli una struttura in modo tale che la moglie, secondo il suo genere di femminile di appartenenza, vede l'amore che il marito le dà, l'amore di Dio che il marito le dà, accettato dal marito, nel senso che lei riceve l'amore di Dio l'amore di Dio attraverso il marito, ma nel suo ruolo di aiuto convenevole, perché riceve l'amore di Dio, è in grado di vivere il suo ruolo d'amore di aiuto convenevole, e quindi vede l'amore che lei dà al marito in questa funzione accolta dal marito, perché solo se il marito ama la moglie è in grado di accogliere
accogliere quello che lei le dà con qualità di aiuto convenevole, come avevamo prima descritto. E quindi vediamo che anche qui il verticalismo strutturale della famiglia è simile a quello che c'è insieme alla Trinità, nel senso che anche qui, come per il padre e il figlio diventa una danza d'amore trinitario, perché il padre sempre si sottopone al figlio perché non fa nulla senza di lui, così il marito, amando la moglie in questi termini, cioè accettando l'amore che lei le offre come aiuto convenevole, amandola, per questo è l'unico modo in cui lui la può accettare quest'amore, quindi svolgendo la sua funzione di autorità in questo modo, vediamo che loro diventa anche la loro diventa una danza d'amore paritario che li unisce e che è anche trinitario perché coinvolge la prole. È chiaro? Sì. Meno male. Allora, adesso vediamo quelle caratteristiche, come ho detto, della natura femminile che rivelano proprio come lei è stata fatta, è stata creata per essere inondata da questo fiume d'amore da parte di Dio attraverso l'uomo. Allora, il primo aspetto da considerare è legato al fatto che la creazione è un inno alla vita. Lo vediamo ad esempio il Salmo 103:22. Tutto il creato lodi l'Eterno. E anche in Giovanni 1:3-4, dove c'è scritto in questi versetti che Gesù, che ogni cosa è stata fatta per mezzo di Gesù, in Gesù, e lui è la vita. E se la vita è stata fatta da Gesù, che è la vita, e in vista di lui, è logico che ogni cosa è un inno alla vita. E la famiglia è parte integrante della creazione e è parte integrante di quest'inno alla vita, perché è fatta a immagine della Trinità. La donna all'interno di quest'inno ha un ruolo particolare, e perché lei è stata fatta, sempre più esamineremo questo ruolo della donna particolare che ha insieme alla creazione, però lei è stata concepita alla fine della creazione, perché c'è scritto in 1 Timoteo 2:13 Adamo fu formato per primo e poi Eva. Quindi la donna è l'ultima specificazione creativa nella realizzazione da parte di Dio del creato, come se fosse la ciliegina sulla ciliegina della torta della creazione. Ah, è così. E quindi si è compiaciuto il Signore, creando la donna, di creare un inno alla bellezza della vita, la vita che è Gesù Cristo stesso, del video scritto in Giovanni 14:6. E ha creato quest'inno perché l'uomo, ricordiamo quello che abbiamo prima detto in Proverbi 18:22, chi ha trovato moglie ha trovato un bene, ha ottenuto un favore dal Signore. In Proverbi 19:14, la moglie è giudiziosa, il nome del Signore. Quindi ha creato quest'inno alla vita, creando la donna, perché l'uomo, ricevendo come dono questo concentrato di bellezza del creato, immagine del creatore, destinata specificatamente a lui, l'ami dell'amore di Dio, inneggiando la grandezza dell'Eterno, vedendo la sua bellezza, la bellezza di Dio in lei, sua immagine, riflessa e donatagli. Capite? Quindi è veramente una bella questione, una posizione proprio particolare, un dono per l'altro, a gloria di Dio. Ovviamente, come espressione della gloria di Dio, veramente è speciale. Allora, prima del peccato originale ovviamente non c'era la morte e quindi non c'era il decadimento fisico, ma solo la santità e la bellezza, e vediamo che la bellezza esteriore quindi non era qualcosa di temporaneo o che si era rivelato già ingannevole o estraneo alla bellezza interiore. Infatti la bellezza della donna come persona nella sua totalità, quindi sia interiore che esteriore, è un inno alla bellezza della creazione di Dio. E come tale rimanda in primo luogo all'unica insuperabile grandezza e bellezza che è quella del suo creatore. Questo lo vediamo nel versetto di Romani 1:20, dove c'è scritto: e le sue qualità indivisibili, si parla di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. La donna è un'opera sua, e quindi lì si vede proprio la bellezza del creatore e la sua grandezza, in modo particolare perché è anche una sua immagine. E tutto questo per sottolineare che la donna nell'ordine del creato è una principessa e che l'amore sacro di Dio le è dovuto da parte dell'uomo semplicemente perché esiste come tale, e che il suo bisogno di curare la sua estetica vivo in lei in una qualche misura a tutta l'età, ho visto anche donne centenarie avere questa natura e conservarla,
fa parte di questo suolo nel creato, è fatta per essere confermata, quindi non usata, nella sua bellezza sia interiore che esteriore da parte del coniuge, e cioè la gloria di Dio venendo investita dal suo amore attraverso l'uomo. E a scanso di vivo ci notiamo che in 1 Timoteo 2,9, dove è scritto le donne si vestono in modo decoroso, con pudore e modestia, non con trecce di oro, di perle, di vesti lussuose, ma di opere buone, come si dice a donne che fanno professione di fede, in questo versetto non si sta chiedendo alla donna di mortificare il suo senso estetico, ma di viverlo con verecondia, perché si parla di una donna che è in un mondo caduto. Noi stiamo adesso parlando di una donna, quindi era concepita ancora quando non c'era la caduta, e che è il piano originale di Dio, e che è il piano che rimane ed è eterno. Allora, in seno alla famiglia, Dio ha creato la donna perché sia amata dall'uomo, e quindi per questo lei ha bisogno di essere trovata, diciamo proprio bella, sotto ogni punto di vista dal coniuge, cioè di vedersi costantemente confermata da lui nella sua unicità e tutte le sue qualità interiori, umane, intellettive, vale a dire corteggiata a vita. Come fa il Signore con ognuno di noi. Egli, mentre ci trasforma, ci fa conoscere il nostro vero valore in Lui. Io non so se lo fa con voi, ma ogni giorno mi conferma il suo amore. E mi dice, quando io l'ascolto, veramente ti amo. E così il marito è chiamato a fare con la moglie, perché l'ama incondizionatamente della vita sovrabbondante che Dio gli ha messo nel cuore, perché Giovanni 10,10 è scritto, abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. E voglio qui fare un esempio, voglio ricordare qualcosa, perché molti anni fa, quando stavo in Olanda, appunto stavo in un centro di gioventù missione, seguivo una scuola di discepolato, e mi ricordo che lì c'era una donna, che era una donna molto, insomma, era molto, il marito era un pochino più alto di me, e lei gli arrivava all'ombelico. E quindi, non so se fosse una nana, perché non mi sembrava che avesse le condizioni di una nana, però era così. E io vedevo questa donna e vedevo che era bellissima, cioè non era bellissima d'estetica, ma era, cioè una io l'ho conosciuta veramente da poco, e vedevo, sentivo, respiravo la sua bellezza, la bellezza interiore e la dignità molto profonda di questa donna, e che si vedeva che era radicata in Cristo, che era radicata nella verità. E ancora oggi, se ci penso, io la percepisco questa cosa e mi sorprende. E mi ricordo che durante una di queste lezioni che c'erano lì nella scuola di discepolato, lei gli fu dato dello spazio per dare una testimonianza, no? E mi ricordo che lei diceva come il marito tutti i giorni sempre la confermava e confermava il suo amore, e lui questo, e lui si vedeva proprio che la sua dignità veniva da questo, lei si non solo da questo, ma proprio dall'amore di Dio che attraverso il marito scorreva in modo libero, lei si riposava in questo, ed era proprio una cosa veramente bella. E io e questa cosa veramente mi colpì molto. E mi ricordo che loro avevano due bambine, e quando una volta ci capitò di stare al tavolo, lo stesso tavolo, a mangiare, dicevo, una mensa, e mi dissero che entrambi erano irlandesi, l'uno era cattolico e l'altro protestante, e siccome lì le divisioni denominazionali sono anche politiche, loro non potevano sposarsi e rimanere in Irlanda, e quindi sono espatriati per potersi sposare. Erano molto carini, si tenevano per mano, tu vedi veramente la realizzazione in carne del piano di Dio. Ed è veramente molto bello. E volevo fare anche un altro esempio, cioè Floyd McLaren, uno dei fondatori di Gioventù in Missione, e questi hanno avuto missioni in tutte le parti del mondo, e anche lui dava delle insegnanze in questa scuola di cioccolato, cioè fu un uomo molto ospite, e mi ricordo che lui si trovava con la moglie in missione in qualche posto, era in India, in uno di questi paesi asiatici molto poveri. Loro erano europei, credo che lui sia americano. E la moglie quindi voleva creare la sua casa in un modo tale che ci si trovasse uguale in un qualche misura, ma il posto dove si trovava era estremamente povero, e lui aveva difficoltà, non che volesse chissà quale lusso, ma aveva difficoltà a arredare la sua casa, perché pensava, ma qui c'è tanto di quel bisogno. E invece il Signore gli puntualizzava, no, prima tua moglie e poi tutto il resto. Per questo, per dire il ruolo proprio speciale che Dio assegna alla donna in seno alla coppia, perché sono un'unità. Allora, e anche un'altra cosa volevo dire, che a causa della caduta, ogni donna, per quello che concerne proprio il senso della sua bellezza che le è donato da Dio, si, in un qualche modo si reputa imperfetta, no? Penso che tutte le donne abbiano questa. Ma questo avviene proprio a causa della caduta, perché si vede la propria bellezza come se fosse qualcosa che appartiene in primo luogo a se stessi.
Ma scoprire la gloria di Dio toglie, porta a togliere anche questa sensazione, perché la bellezza è data alla donna a gloria dell'Eterno e perché l'uomo glorifichi Dio onorandola. Quindi è qualcosa a gloria dell'alto in primo luogo e non di se stessi. E la donna tendenzialmente invece la concepisce insomma, in funzione di sé, perché abbiamo tutti questa donna appunto in centro. E anche sempre per gli stessi motivi, adesso io non so se gli adolescenti di oggi, onestamente io l'ho visto a scuola tante, il problema che i peccati di impurità iniziano proprio presto, quindi non so le ragazze fino a che punto riescano a vivere la propria adolescenza, però nella natura adolescente come Dio la concepita, quella originaria, sono delle sognatrici, no? E si sogna anche il principe azzurro. E questo non è una cosa strana, perché è connaturato in loro, perché Dio le ha concepite per essere vestite da un simile fiume d'amore incondizionato ed esclusivo da parte di Dio attraverso l'uomo. Quindi è normale, ad esempio, sì. Non è una cosa strana. È bellissimo questo punto. Grazie, signora. Ridillo una volta. Ripeti che prende un po' di vai. Non sono strana, se mai. Non sono pazza, sono strana. Non c'è niente. Che volete veramente che lo ripeto? Sì, sì. Scusate. Va bene. Allora, dice. Per questi motivi, gli adolescenti, sempre per i motivi che abbiamo detto, sono sognatrici. Cioè hanno nel cuore l'archetipo del principe azzurro. Perché questo archetipo è connaturato in loro, perché Dio l'ha concepite per essere investite da un simile fiume d'amore incondizionato ed esclusivo da parte di Dio attraverso l'uomo. Ok, insieme alla famiglia, ovviamente hanno un rapporto personale con Dio, ma nella struttura della famiglia è stata così concepita, a immagine della Trinità, quindi è stata concepita bene. Consideriamo ora che ne sarebbe un altro aspetto della cosa, e cioè, che è sempre in linea con lo stesso però, in Isaia 58, 5, 7, 10 viene descritto il vero digiuno. E vorrei un attimo leggerlo. In Isaia 58, 7 è scritto: il digiuno che io gradisco non è forse che divida il tuo pane con chi ha fame, che tu conduca a casa tua gli infelici privi di riparo, che quindi che quando vedi uno nudo tu lo copra e che tu ti nasconda e che tu non ti nasconda colui che è carne della tua carne. E al versetto 10: se tu supplisci ai bisogni dell'affamato e sazi l'afflitto, la tua luce spunterà nelle tenebre e la notte oscura sarà come mezzogiorno. Cosa vediamo in questi versetti? Che tutto ciò che è in condizione di maggiore fragilità e più indifeso in questo mondo più delicato, Dio lo vuole tutelare e mai dominare. Quindi il fatto che la donna, il vaso più delicato da onorare, come c'è scritto in 1 Corinzi 3:7, è una componente della sua natura che dimostra come è stata fatta per essere oggetto di un fiume d'amore da parte di Dio attraverso l'uomo, che è più forte, capite? È chiaro questo, anche questo argomento. Quindi la donna è il vaso più delicato. Questo significa che è equipaggiata in un'ottica e con una sensibilità diversa da quella maschile, il che la rende atta, abile anche a svolgere mansioni molto delicate, come ad esempio a accogliere figli che escono dal suo seno. E questi sono aspetti della sua natura che sono a immagine di Dio. Perché è scritto, li creò maschi e femmina e li creò a somiglianza di Dio, in Genesi 5:2. E se noi vediamo la creazione, il colore, di quale delicatezza è capace Dio nei suoi atti creativi, basta vedere le infinite sfumature che ci sono nel creato, si capisce che Dio ha voluto nella donna, in modo particolare, visualizzare, diciamo, questa sua capacità, creare un'immagine di questa sua natura. E con questo, tutto quello che ho detto fino ad ora sul fiume d'amore, praticamente ho buona parte di questo, ho voluto in qualche misura indicare il ruolo spirituale e relazionale che Dio ha assegnato alla bellezza femminile, da Lui concepita a sua gloria nel creato. Bellezza che comprende tutta la personalità della donna, non solo quindi esteriore, ma interiore e direi anche in primo luogo interiore. La bellezza interiore della donna è descritta ampiamente in Proverbi 31.
dove appare virtuosa, misericordiosa, molto laboriosa, fattiva e produttiva, mentre si prende cura della sua famiglia e anche lavora per darle entrate supplementari. Gioiosa forte che non teme l'avvenire, ha dignità e saggia insegna bontà. E ha la fiducia del marito e lei gli fa solo del bene. E così, sostenendolo, perché così svolge la sua funzione di aiuto, egli è rispettato a casa sua, a causa della donna, nella società in cui vive. Inoltre, poiché teme il Signore, viene lodata dai suoi familiari. Questo quindi è tutto quello che c'è in questa sezione di Proverbi 31, dove vediamo veramente ben espressa la bellezza interiore della donna. E vediamo sempre, a proposito della bellezza femminile, che l'intelligenza femminile è diversa da quella maschile. C'ha delle sfumature diverse, è proprio delle caratteristiche diverse. E per far questo voglio dire qualcosa che si ritiene sia vero appunto nell'ambito della pedagogia. Allora, queste sono scienze che concepiscono l'essere umano solo in termini naturali, cioè un essere umano che conosce la realtà in base a quello che vede con i cinque sensi e con questi dati poi lui elabora, no? La scienza naturale elabora le sue verità. E voglio considerare questo, cioè che si ritiene, questa scienza non è giustamente ritiene, che un bambino sviluppa la sua intelligenza, si sviluppa nelle varie fasi del suo sviluppo più facilmente di più quando è soggetto a un maggior numero di stimoli. Infatti un bambino che è abbandonato in un fatotrofio è saputo che impara a parlare molto più tardi perché ovviamente ha meno stimoli. I bambini hanno bisogno di stimoli a tutti i livelli per crescere, è normale, di varie forme di attenzione che sono appunto stimoli. Questo solo per dire che la donna ha una percettività della realtà, è una sensibilità, e quindi il modo in cui percepisce la realtà ad altri è diversa da quella maschile. Se noi ci immaginiamo che la realtà è una cosa, e noi la sezioniamo e guardiamo qua dentro la nostra sezione, ecco che gli uomini e le donne sezionano la realtà in modi diversi, per cui percepiscono i dati in altro modo. E quindi anche l'elaborazione di questi dati è diversa, per cui le due intelligenze, diciamo, sono uguali, o tutte e due umane ovviamente, ma hanno delle sfumature profondamente diverse. E questo rende la donna particolarmente atta a svolgere la sua funzione di aiuto convenevole. Perché per l'uomo? Perché ha una sensibilità e una intelligenza che sono diverse da quella maschile. E per questo è importante appunto che venga ricevuta, no? Che ci sia questa comunicazione, perché le due intelligenze hanno bisogno proprio di essere unite, di collaborare. E la loro diversità quindi li rende proprio, perché diversi, pari in valore l'uno e l'altro davanti a Dio. Ok? Allora, torniamo adesso a considerare il fiume di amore che scorre in seno alla famiglia procedendo dal trono di Dio, per di nuovo metterlo in relazione con il concetto di autorità, però sotto un'altra sfumatura. Allora, il fiume di amore scorre dal trono di Dio, procede dal trono di Dio attraverso il marito per investire la moglie. E questo avviene perché Dio ha delegato la sua autorità all'uomo sulla creazione, vestendolo della sua gloria. Infatti in 1 Corinzi 11,7 è scritto: l'uomo è immagine e gloria di Dio. Ed è per questo, quindi stiamo parlando dell'uomo nel senso di uomo maschile, ed è per questo che quando si verificò la caduta, la maledizione che colpì Adamo fu inerente alla sua autorità sulla creazione, perché Dio gli aveva dato questa autorità sulla creazione. E infatti l'avevamo prima letto, il suolo fu maledetto a causa sua, non solo, ma il lavoro divenne faticoso, cioè come se la creazione gli fosse diventata ostile, no? In realtà era lui ostile alla creazione, però... cioè quindi la maledizione che lo colpisce perché Dio gli ha dato autorità sulla creazione riguarda il suo rapporto proprio con la creazione, questa autorità. Mentre Dio ha vestito la donna di autorità sulla creazione, perché entrambi sono stati vestiti di questa autorità sulla creazione, lo leggiamo qui in Genesi 1, 26, 28, sulla creazione l'abbiamo letto prima, non so se vi ricordate, che ha dato a entrambi il comando di dominarla e di rendersela soggetta, perché parlava appunto al plurale. Però Dio ha dato alla donna, visitando la donna, di questa autorità, creandola dall'uomo. Come c'è scritto
Primo Corinzi 18, l'uomo non viene dalla donna, ma la donna dall'uomo, perché fosse la gloria dell'uomo, come abbiamo letto in Primo Corinzi 17. Vale a dire, l'autorità che la donna possiede sulla creazione le è delegata da Dio attraverso l'uomo. Ed è per questo che la gloria dell'uomo include l'amore incondizionato per sua moglie, che permette all'uomo di ricevere la gloria che Dio gli vuole dare attraverso sua moglie, quale suo aiuto convenevole, perché questo è il modo che permette alla donna di esercitare la sua autorità sul creato. Ok? Perché c'è questo amore trinitario sempre, quindi è solo uno. Quindi, e per questo la maledizione che colpisce la donna è in gran parte relazionale, perché la sua autorità sulla creazione passa attraverso l'uomo. Infatti abbiamo visto che la parte di maledizione che colpisce la donna è la sua relazione con l'uomo, l'uomo domina su di lei. Ora, siccome Dio ha strutturato la creazione dell'umanità in questi termini, il fiume d'amore che procede dal trono di Dio investe prima l'uomo e poi inonda la donna per inondare il terzo elemento, cioè la prole. Capito? Quindi l'autorità della creazione in questo modo, e quindi questo fiume scorre in questo modo. E anche per questo le maledizioni che sono l'interruzione di questo fiume sono in questo modo. Ok? Si capisce? Sì. Allora, e qui notiamo ancora una cosa. Per evidenziare come la connessione nel fiume d'amore delle tre componenti della famiglia è stretta. Nel senso che Dio si è avvalso del corpo dell'uomo, utilizzandone una sua parte, per formare, ricordate, Yasar, quindi per creare la donna. In Genesi 3:21-22 è scritto: Dio prese una delle costole di lui, l'uomo, con la costola formò una donna. E primo Corinzi 11:8, l'uomo non viene dalla donna, ma la donna dall'uomo. Quindi in un certo senso Dio ha applicato lo stesso principio che usa quando crea i figli, cioè si balzo delle parti, quando crea i figli si vale dei corpi dei genitori, di parte dei corpi dei genitori con i cromosomi, appunto per creare la prole, come se li estraesse da loro in un certo senso. E lo stesso è in modo analogo, quindi i figli sono già contenuti nei genitori. E qualcosa di analogo si può dire per Eva, nel senso che lei era già contenuta in Adamo, poiché Dio usa un pezzo di Adamo per creare Eva. E tutto questo è sinonimo di unità, cioè di essere inclusi nell'esistenza dell'altro prima ancora di venire formati da Dio, cioè in un modo che a me ricorda, ricordate, cioè avete presenti le matriosche? Vero? Adesso? Ma sì, va bene. Allora, in un modo che a me ricorda le matriosche, cioè si chiamano così questi pupazzi che si hanno, si svitano, cioè uno dentro l'altro sono contenuti. E questa unità, diciamo, è quella familiare, cioè unità così intimamente fusa nella carne. È intimamente presa nella carne in questo modo perché è immagine anche in questo dell'unità trinitaria. Ci siamo? Per questo Dio l'ha fatto così. Adesso consideriamo le conseguenze dell'introduzione del fiume d'amore in primo luogo nella vita della donna. Allora, noi sappiamo che il denominatore comune cioè praticamente, vedete, ritorniamo al punto 2 del discorso, li alterniamo sempre in continuazione, no? Quindi a quello che ci fa capire cosa è successo con la caduta. Ditemi se non si sente. No, devi spegnere l'altro, quindi l'altro. Disturbo un po'. E mi tolgo questo. Sì. Okay. Si è capito l'ultima cosa che abbiamo detto? Ok. Quindi adesso torniamo, abbiamo detto che valutiamo, consideriamo le conseguenze dell'interruzione del fiume di amore e quindi torniamo di nuovo al secondo punto principale del discorso, cioè le conseguenze determinate dal peccato originale e lo consideriamo le conseguenze adesso per la donna. Allora, noi sappiamo che il denominatore comune di ogni peccato è l'orgoglio.
perché ogni peccato è ispirato dal maligno e implica quindi l'esaltazione del proprio io e di conseguenza l'egocentrismo. In Ezechiele 28:27 viene descritta la caduta di Lucifero, dove viene detto che l'orgoglio era nel suo cuore. Quindi la stessa caduta di Lucifero, che poi è avuto appunto Satana, è fondata sull'orgoglio, e ogni peccato che lo ispira l'uomo è fondato sull'orgoglio. E quindi a causa di questo, col peccato originale, il fiume d'amore che Dio ha pianificato scorre nell'ordine della creazione insieme alla famiglia, dall'uomo verso la donna e quindi la prole, non arriva più secondo natura. Allora, i desideri della donna, come abbiamo prima letto in Genesi 3:16, convergono verso questo canale dell'amore di Dio a lei diretto, ma ora inefficiente e come ostruito. Quasi dicesse: ma com'è che dal mio consorte non fuoriesce più amore eterno? Come mai non mi giunge dal canale da cui dovrebbe provenire e in cui mi dovrei riposare come moglie e madre? Diciamo che questa è una cosa, e lo fa con perplessità, questa è una cosa diffusa tra le donne. Quindi il fiume d'amore destinato da Dio alla donna attraverso l'uomo in seno alla famiglia viene, abbiamo detto, dopo il peccato originale, per l'egocentrismo maschile a mancare. Amore che, anche se per assurdo fosse continuato a esistere nella gloria di Dio, la donna a sua volta, per il suo proprio egocentrismo, non avrebbe avuto la capacità di ricevere nella verità, perché abbiamo visto che lo spirito delle, perché non avrebbe saputo ricevere in maniera altrettanto incondizionata, perché priva dello spirito della verità. Perché per amare in Cristo, c'è scritto in Efesini 4:15, noi serviamo la verità nell'amore. Cioè, per amare devi stare nella verità. Se non stai nella verità, che è Cristo, non puoi amare. Quindi la donna manca questo flusso d'amore eterno da parte di Dio attraverso l'uomo, ma la donna, non essendo nella verità, non sarebbe stata in grado di vivere questo amore nel modo incondizionato, quindi sarebbe arrivato, perché lei stessa non sta nella verità, in quanto non ha comunione con lo spirito della verità, che è lo Spirito Santo e che il mondo non può conoscere. Quindi, per come Dio ha concepito le cose, la fonte dell'amore per la coppia rimane logicamente Dio, e l'uomo rimane il canale che dovrebbe essere disposto a ricevere da lui, da Dio, questo mare d'amore da dare alla donna, perché amare la moglie come Gesù ha amato la Chiesa, come c'è scritto in Efesini 5:28, è un mare d'amore. E poiché ciò è contro natura, perché la natura per la donna, perché dal coniuge non proceda l'eterno amore che per istinto lei si aspetta, perché nei suoi confronti l'uomo non dovrebbe conoscere alcuna forma di egocentrismo, perché questo non è nei piani di Dio, guardando al compagno, questo diventa per lei fonte anziché canale, perché per natura è da lì che lei si aspetta di ricevere amore in seno alla famiglia. E poiché lei stessa è separata spiritualmente da Dio, perché non ha comunione con Dio e non ha discernimento, confonde quello che è il canale con la fonte, e quindi i suoi desideri convergono verso il canale. Un convergere che, ripeto, è legato a percepire il canale come proprio otturato e farlo con perplessità, perché non è stato così pianificato da Dio. In Cristo questo flusso dell'amore di Dio nella coppia riprende a scorrere, vivendo entrambi il loro ruolo nel timore di Dio. L'uomo da gentleman serve la moglie con amore incondizionato, come abbiamo prima descritto, secondo l'immagine dell'amore di Cristo per la Chiesa. E la moglie, stando nella verità, concetto che poi esamineremo quando consideriamo cosa significa essere un marito convenevole, stando nella verità, serve il marito confermandolo nella sua posizione d'autorità insieme alla famiglia, vale a dire nella certezza di non venire prevaricato. Adesso vediamo, questo è l'ultimo punto, l'importanza del fiume d'amore per la prole.
Allora, il fiume di amore datogli da Dio, con cui l'uomo è chiamato ad amare la moglie, come Gesù ha amato la Chiesa morendo per lei, equivale a dire, come abbiamo visto, che l'uomo onora la donna quale vaso più debole e lo fa a costo della propria vita. E da lì questo amore, invadendo la donna, invade il frutto che da lei fuoriesce. Quindi chi non ama la moglie non ama i figli, perché interrompe il flusso di questo fiume di amore così articolato che procede dal trono di Dio per la famiglia, ove l'uomo è canale prioritario delle benedizioni di Dio per la stessa, come abbiamo visto in Genesi 3:7. Quindi non si possono amare i figli senza amare il coniuge, e questo vale anche per la moglie, perché i rapporti in seno alla famiglia sono immagine della Trinità. Non è pensabile che una delle tre persone ami l'altra, delle tre persone della Trinità, ami l'altra escludendo la terza. E vediamo che un figlio cresce equilibrato quando bambino vede i genitori uniti nell'amore. Così vive una sana dipendenza da loro e matura, grazie a questa visione dell'amore di Cristo che unisce i genitori. Matura così crescendo interiormente, progressivamente, per giungere infine a una sana indipendenza dei genitori stessi. Vale a dire, matura bene, diventando adulto, crescendo, quando vede che i genitori si amano. E questo è un qualcosa veramente di logico, scontato, però è molto importante, perché così noi vediamo che i figli vengono a loro volta investiti dal fiume di amore che appunto unisce i coniugi e che proviene da Dio. E in questo modo i figli sanno di poter credere alla vita, perché la vita è Gesù, cioè crescono in tal modo verso un sano sviluppo e autonomia della propria personalità, perché hanno avuto il modello dell'unità della coppia. E questo comporta che le potenzialità del bambino, tutte le potenzialità del bambino, sulla base del fatto che vede l'amore applicato, vissuto nella coppia dei suoi genitori e immagine dell'amore trinitario, tutte le sue potenzialità vengono investite e egli crede all'amore, e con tale fede le sue potenzialità e qualità emergono e si esprimono. Poiché ha fede nell'amore, non temerà di esercitare i suoi doni naturali, insiti nella natura che Dio gli ha dato come essere umano naturale. C'è scritto in Galati 5:6, la fede che opera per mezzo dell'amore, ovviamente a livello naturale. Quindi questa meraviglia, diciamo, è come Dio l'ha concepita, stiamo sempre parlando dell'idea originaria, a cui però tendiamo e vogliamo vedere ripristinata. Questo fiume d'amore che emesse la prole, ovviamente, gli fa conoscere da subito la santità e quindi li potenzia in tutto il loro vivere. E la loro formazione si fonda sul fatto che la vita, cioè è viva, è reale, è vittoriosa, e le loro potenzialità così emergono e si esprimono. I doni che Dio gli ha dato, li vede confermati attorno a sé, vedendo che la vita trionfa. Quindi solo amandosi profondamente in Cristo, i genitori amano veramente i figli. Cioè l'amore dei figli, ma passa per l'amore coniugale, perché gli forniscono il modello di vita fondato sull'amore a immagine della Trinità, che darà stabilità al figlio in quanto gli dà fede nell'amore di Dio per lui, una fede direi naturale, primordiale, cioè vedendo il figlio, l'amore personificato, l'amore della Trinità in seno ai genitori, ecco che lui stesso è portato a condividere questo amore, a credervi e a sviluppare proprio la fede nella vita e nell'amore. E ciò avviene anche, questa è una cosa importante, grazie, perché i genitori in questo modo includono e rendono partecipe delle benedizioni insite nella loro comunione in seno alla Trinità anche il figlio. Questo è proprio l'aspetto spirituale. Noi sappiamo che come credenti abbiamo comunione con il Padre e con il Figlio, c'è scritto in 1 Giovanni 1:3. E in 1 Corinzi 13:13 la comunione è con lo Spirito Santo. Quindi, abbiamo visto la volta scorsa esorientemente, la comunione dei credenti insieme alla famiglia, le relazioni quindi familiari sono fatte per essere vissute nell'abbraccio trinitario, cioè le tre persone della Trinità hanno comunione l'una con l'altra, sono unite e noi veniamo abbracciate nelle nostre relazioni all'interno di questo loro scambio d'amore continuo. L'altra volta l'abbiamo studiato in modo approfondito questo. E
E quindi loro, i genitori in Cristo, si scambiano amore in seno alla Trinità, e il figlio viene attraverso di questo benedetto dall'amore di Dio, viene cioè santificato, e in un certo senso è partecipe di questa comunione trinitaria, perché c'è scritto in 1 Corinzi 7,14: i vostri figli sarebbero impuri, mentre ora sono santi. Vale a dire, i figli non è che sono salvati in questo senso, cioè tu non sei salvato perché il tuo genitore è salvato, verrà il momento nella tua vita in cui tu devi fare una scelta. Però il fatto che i genitori sono in Cristo, e che appunto la famiglia è stata concepita a immagine della Trinità, come ci dice la parola in questo versetto, 1 Corinzi 7,14, fa sì che i figli sono santificati dai genitori, cioè che c'è una particolare autorità del sangue di Cristo insieme alla famiglia sui figli, quando i genitori appunto sono suoi figli. E quindi questo spiega la portata della benedizione che ci può essere insieme alla famiglia con la presenza di Cristo, proprio perché i figli possono godere questa formazione insieme alla Trinità nell'amore proprio di Dio, prima a livello naturale, poi quando sarà a livello spirituale, personale. È chiaro? Sì. Allora, poiché la logica di Dio, come abbiamo detto la volta scorsa, anche adesso inizialmente, non è soggetta alla forza di gravità della caduta e perciò della morte, ma solo alla vita, cioè a Gesù che è la vita, prima di cose è stata fatta per mezzo di Lui, la struttura della creazione ha la sua logica da parte di Dio solo sul fondamento dell'amore, cioè solo come Dio l'ha concepita, siccome Lui è l'amore, è amore, abbiamo visto, la creazione la puoi comprendere solo mettendoti in questa lunghezza d'onda, come Lui l'ha concepita, sul fondamento dell'amore. E per me, quando ho capito questo, quando in qualche misura ho capito come Dio ha concepito la coppia, onestamente io l'ho ammirato, perché vedere come Lui ha pianificato la creazione è veramente vedere come un bellissimo quadro in cui ogni elemento è concepito in funzione di una perfetta armonia, essendo stato ideato con purezza di intenti. Dice qui, questo vuol dire che quello che Dio ha fatto veramente è molto buono. Adesso sarebbe bello avere delle fotocopie di tutto questo che sto vedendo. Sì, va bene, questo è pensabile, sì, lo devo un po' ordinare, come dire. Quando riuscirai a ordinare no, così come sono, anche perché no, senza pretendere, solo fare ho intenzione di riordinarli, quindi come li riordino li distribuisco. Sì, l'avevo già pensato. Grazie, di farlo, sì. In questo è stato bellissimo, mi piace la coppia, il matrimonio, l'inizio, bello, fa piacere, la donna, l'uomo, bello. E il figlio. Vogliamo pregare e poi fare una discussione? Sì. Cioè, avete delle domande, chiedo. Come volete voi, insomma? Domande? No, sinceramente. No. Volevo chiederti una cosa, però in privato dopo. Però non ho domande. Una domanda. Vediamo che in questa società, vediamo che comunque quando si converte la donna, è la donna che spinge l'uomo. Sì. Tu hai spiegato che l'autorità nella famiglia, come è stata creata in Cristo Gesù, è l'uomo. Sì. L'autorità giusto? Prima. Cioè, l'autorità prima. Forse non mi sono spiegata bene dire questo. Cioè, l'autorità viene da Dio, sì. È stata delegata all'uomo, sì. Ma è stata delegata da Dio anche alla donna, ma attraverso l'uomo, questa peculiarità, perché l'ha creata come aiuto convenevole, quindi non è che Dio non ha delegato autorità alla donna, non so se vi sono spiegato, gliel'ha delegata sulla creazione, perché ha detto dominate, quindi al plurale, però gliel'ha delegata attraverso l'uomo, perché alla donna ha dato questo ruolo particolare di essere un aiuto convenevole a immagine dell'unità trinitaria, che è un abbraccio continuo e paritario. Quindi il fatto che lei è stata concepita come aiuto convenevole è un tutt'uno con questa loro parità. Non so se mi spiego. Okay. È particolare la cosa, esce un po' dalla nostra ottica umana. Mi viene in
viene in mente infatti che solo della donna è scritto che debba essere vestita con vericondia. Sì, con vericondia, eccetera. Non ricordo bene le parole, sì, però sì. È solo della donna che parla. Sì, è scritto così perché abbiamo puntualizzato qual è il ruolo. Bellezza. E abbiamo salutato il ruolo che ha la bellezza nella vita della donna nel piano di Dio, nel suo piano originario, ed è un ruolo positivo che investe tutta la sua persona, perché ovviamente la donna inizialmente non è che l'aspetto esteriore e quello interiore è scisso, quando nella santità questo era integro. Dio ha concepito la donna bene, l'ha concepita bella, però ovviamente viene detto di non, perché con la caduta abbiamo visto che la natura umana è stata compromessa. E la donna, l'uomo e tutti i membri della famiglia sono stati presi nelle loro relazioni da uno spirito diverso da quello di Dio, che è quello del dominio, quello di voler manipolare l'altro. Ora abbiamo visto l'uomo è più forte, quindi domina palesemente. La donna lo fa attraverso la manipolazione. Un'arma della donna nel corso dei secoli è stata proprio la sua estetica, la sua bellezza. Poi studieremo la prossima volta come l'uomo, il bisogno che l'uomo ha della donna, come all'origine questo. E è ovvio che la donna, ovvio, non è ovvio, è ovvio da caduti, diciamo, che la donna cercando di manipolare, cercando di usare a sua volta il dominio sull'uomo, che ha bisogno della donna, perché è connaturato in lui questo bisogno, perché Dio l'ha creato come unità, a immagine della Trinità, usa dei mezzi, e la sua estetica sicuramente è stata un mezzo, per cui la Bibbia, la parola ovviamente dice non è quello lo spirito con cui tu devi pensare alla tua estetica. La tua estetica è a gloria di Dio, non è come strumento tu per manipolare, diciamo, per fare cose che non belle. E consideriamo che la donna, quando con il suo abbigliamento, diciamo, coltiva l'impurità, no? La seduzione, è ovvio che lì tende a una manipolazione, è ovvio che questo non è da Dio. Cioè non toglie che la bellezza è bellezza, viene da Dio, e questa donna è valorizzata nella verità, perché Dio non è che si è sbagliato a darla. Scusate, ho fatto un po' bella. No, ha fatto ogni cosa molto buona, quindi ha fatto anche la donna molto bene, ed è la ciliegina sulla ciliegina della torta della creazione, che è troppo bella, è un privilegio. Non so, vogliamo... c'è qualcosa, altra cosa? Va bene, allora io direi di pregare, non solo io, si sentite liberi, perché... Non abbiamo pregato all'inizio, mi è un po' mancato dopo, mi sono accorta solo dopo, però è un po' strano interrompere. Insomma, un'altra volta, no, preghiamo prima. Io non sono molto metodica. Ok. Ve lo passo. Signora, io ti ringrazio perché sei vivente, perché hai fatto ogni cosa bene, e come hai detto tu molto buona, e perché gli dai il privilegio di conoscerti nel corso di questa vita, e di scoprire come ci hai creati. E ti ringrazio, Signore, che tu restauri la tua creazione, e restauri ogni singolo uomo, ogni singola donna che viene a te, e la fai e la vuoi e operi perché torni a essere quella meravigliosa opera d'arte che tu hai inventato. Ognuna è diversa dall'altra, Signore, questo è meraviglioso. E poi invece insieme come coppie, come famiglie. E sei veramente il creatore, è bellissimo vederti l'opera in questo modo, e inoltre vederti in questo modo usando queste tue creature per dominare la creazione e darti gloria in questo modo. Noi ti ringraziamo, Dio, per averci fatto comprendere questo, e prego, vi faccio comprendere sempre di più, di mantenere in noi viva questa immagine, in modo che possiamo vivere la nostra vita veramente glorificandoti attraverso il nostro essere, il nostro vivere e anche il nostro amore. Ti ringraziamo veramente per il privilegio di appartenerti. Grazie, Signore. Io invece ringrazio moltissimo di essere riuscita ad arrivare fin qui. È stata una serata molto bella, la mia prima, molto bella, con tutta questa grande lezione redatta da Stefania. È stato grazie a Benny Hinn, che è proprio un grande predicatore, che sono arrivata qua, ma c'è un ambiente così caldo, accogliente, familiare, che sono veramente contenta e ringrazio il Signore di questo.
Signora, anche io voglio ringraziare per questa serata. Grazie soprattutto perché tu apri i nostri occhi verso la verità, Signore, verso quello che tu avevi pensato all'inizio. Io ti ringrazio, Signore, ti benedico per la sottomissione di Stefania, Signore, per l'insegnamento di Stefania di questa sera. E ti ringrazio perché comunque ci hai riportato all'origine. Ci hai veramente mostrato, Signore, come dobbiamo a volte allontanarci per vedere meglio le cose. Signore, noi a volte guardiamo noi stessi e ci giudichiamo gli altri, Padre, ma Tu ci avevi creato in modo diverso, Tu avevi un piano diverso per noi, non quello che gli uomini adesso ci fanno credere, ma un piano perfetto, Signore. Io Ti ringrazio perché ce lo stai facendo conoscere, ce lo stai mostrando, e Ti prego che le parole di questa sera, Signore, le parole che ascolteremo negli altri studi, Signore, rimangano impresse dentro di noi e facciano il lavoro, Signore. Io Ti prego per questo seme di questa sera, per chi lo ha ascoltato, Signore, per chi lo ascolterà, che possa crescere e portare tanti frutti, Signore, nel nome di Gesù. Amen.